Farei una velocissima disamina degli articoli del regolamento che disciplinano i lavori delle commissioni e in particolare l'articolo 34 del regolamento e l'articolo 38. Allora, inizierei dall'articolo 34,6. I gruppi consiliari possono richiedere la partecipazione ai lavori delle commissioni di un esperto per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, indicando nel nominativo 24 ore prima dell'inizio dei lavori della commissione. Risulta agli atti della segreteria che in tal senso c'è stata una richiesta formulata dal gruppo di cui è capogruppo il consigliere Crivello, quindi lista Crivello, e a questa richiesta è stato dato riscontro con nota del 27 febbraio, protocollo numero 75427, nella quale, oltre ad essere esposte tutte le motivazioni che hanno indotto il Presidente della Commissione a ritenere di dover convocare la Commissione in seduta riservata, quindi sono espresse in questa nota tutte le motivazioni che hanno indotto ad assumere questa scelta, rispetto alla richiesta del capogruppo Crivello è data comunque, sebbene venga ribadita la impossibilità di presenza in aula di persone estranee ai componenti della commissione, viene data comunque la disponibilità a consentire la partecipazione attraverso un intervento telefonico. Okay. La parte finale della nota infatti prevede che relativamente alla richiesta di potersi avvalere dell'apporto di un esperto si rappresenta la possibilità di poter contattare telefonicamente l'esperto stesso in modalità tale da poter essere udito da tutti i presenti, per cui non si sta precludendo la presenza di esperti, viene ammessa attraverso un intervento telefonico. Quindi, però mi dovete far finire. Mi dovete far finire. Avete chiesto il mio parere, fatemi parlare. Grazie. Allora, io credo che i cittadini si aspettino di entrare nella discussione del merito, no? Vabbè, questa è una mia precisazione, ma io adesso... ok, benissimo, mi avete chiesto un mio parere, io vi sto dando il parere. Allora, sull'esperto non ci sono preclusioni, è stato chiesto, è pervenuta una richiesta, quell'esperto può partecipare ai lavori della commissione intervenendo telefonicamente. Parliamo degli auditi. Articolo 38, comma 5. Le commissioni possono svolgere sopralluoghi, possono effettuare audizioni di rappresentanti di enti pubblici, di amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti dal comune di organismi pubblici e privati. L'articolo 39 ovviamente poi disciplina i tempi di intervento, ma rispetto alla richiesta di audizione è pervenuta una richiesta del Partito Democratico, solo quella richiesta, non altre, nella quale si chiede al Presidente della Commissione di audire tutta una serie di rappresentanti di istituzioni ed enti pubblici. E a questa richiesta il Presidente della Commissione, con nota del 27 febbraio, protocollo 75425, ancora una volta nelle premesse ha ritenuto di dover argomentare le ragioni per le quali questa seduta è stata convocata come seduta riservata, ma anche in questo caso ha dato la possibilità di intervento ai soggetti individuati come possibili auditi, quindi oggetto di richiesta di audizione da parte del Partito Democratico,
nella parte in cui precisa che in ordine alla richiesta di audizioni si rappresenta, dopo aver effettuato verifiche tecniche circa la modalità di partecipazione a distanza di soggetti esterni, che l'ufficio commissioni, nel corso dei lavori della seduta commissione, contatterà telefonicamente i rappresentanti dei soggetti indicati, i quali, se disponibili, potranno intervenire telefonicamente in modalità tale da poter essere uditi da tutti i presenti. Quindi, anche in questo caso, a fronte della richiesta di audizione, c'è una, un consenso all'intervento, cercando di contemperare le due esigenze. Cercando di contemperare le due esigenze. Un'esigenza di tutela. Ma ci prendete per i contenti? Vi richiamo a un convegno consono. Consiglieri, chiedo silenzio per cortesia. Silenzio in aula. Il sindaco l'ha visto in videoconferenza ieri. Darò la parola a ciascuno di voi come è previsto. Faccio solo una raccomandazione. Siamo tutti qui. I rappresentanti. No, non siamo tutti qua. Gli auditi dovevano essere, Presidente. Dovevano essere gli auditi. Potevate farlo lunedì. Noi consiglieri siamo tutti qui riuniti per affrontare un tema di grande importanza per la città. Posso parlare? Sono presidente della commissione e voglio parlare. E chiedo rispetto dell'aula. Rispettasse lei. Chiedo rispetto dell'aula. Consigliere Bernini, io rispetto l'aula e voi. Allora, consigliere Bernini, lei non può dire che il presidente della commissione prende per i fondelli. Certo che lo posso dire, lei ci sta raccontando che Io non intervengo nelle questioni personali. Allora, volevo solamente richiamarvi, cari consiglieri, vi richiamo un attimo al nostro ruolo. Siamo qui, rappresentanza della nostra città, stiamo per affrontare un tema di grande attualità, come ha detto giustamente il segretario generale. Cerchiamo di entrare nel merito dei temi alla luce di quelle che sono le disposizioni, perché non possiamo negarlo, siamo in emergenza sanitaria, non è un nostro vizio, non è un nostro libidine. Adesso mi lasciate terminare. Io chiedo. La facciamo lunedì, se non vuole essere fatta. Chiedo rispetto per l'aula e per il mio ruolo. Allora. Voi avrete la possibilità di esprimere il vostro punto di vista quando iniziate. Lei non può intervenire adesso. Chiedo. Rispetto, ripeto, dell'aula e del mio ruolo. Allora adesso noi apriremo i lavori ufficialmente, dopo il chiarimento anche del segretario generale, quando l'aula sarà pronta per iniziare i lavori, quando non ci saranno persone che non hanno titolo a essere presenti. Quindi chiedo ai vigili di intervenire per far raccomandare il signore fuori. Ma stiamo scherzando.
Bisogna ancora chiarirlo qual è. Non è per quello che lei ha detto, Segretario, questo è un abuso. È un abuso questo. Ha ragione lei, ci vuole Allora, iniziamo i lavori della quinta commissione, territorio e politica per lo sviluppo delle vallate.